Host 2021, la fiera della ripartenza continua. Ci troviamo allo stand della Elframo SPA, un'azienda di Bergamo che da oltre 60 anni realizza attrezzature per il settore. Ci troviamo in compagnia di Alessandra Ballestrero, che è la direttrice generale dell'azienda. Alessandra, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Noi poco fa parlavamo di ciò che presentavate in questa manifestazione, che è la prima dopo 20 mesi. 20 mesi che hanno segnato un po' tutti noi, sappiamo bene che cosa è accaduto, non andiamo a ripercorrere tutto quanto è successo, ma certamente possiamo raccontare che cosa avete fatto voi in termini professionali. Voi non vi siete fermati, ma al contrario, il vostro ufficio di ricerca e sviluppo ha continuato a lavorare, talvolta anche in modo impegnativo, giorno, notte, sabato, domenica, per realizzare tante novità. Che cosa sono? Abbiamo lavorato effettivamente tantissimo, non ci siamo fermati, nonostante il periodo fosse stato veramente difficile. Abbiamo inizialmente cercato anche di affrontare e di questo periodo cercando di allargare il nostro business verso altri segmenti, altri settori, quindi passando anche alla GDO piuttosto che agli ospedali, alle case di cura, dove già eravamo, ma cercando di rafforzare questa parte. Non è sufficiente. Elfram aveva bisogno comunque di presentarsi dopo un periodo di fermo obbligato per tutti con un prodotto veramente nuovo. E ci siamo riusciti, credo. Abbiamo inventato la nuova gamma Nexa, che Nexa dice tutto, ne dice futuro, e futuro sia per il Framo. È una gamma che è altamente innovativa tecnologicamente e uno sviluppo di un'elettronica molto importante che ci porta a raggiungere quindi livelli di posizionamento di top di gamma. Raccontiamo quali sono le caratteristiche principali, i punti di forza di queste due attrezzature. Allora, come ho detto, la nuova elettronica, quindi di facile utilizzo, ma soprattutto la possibilità di connettività, quindi potersi connettere a distanza sulla macchina e quindi intervenire immediatamente con un check-up immediato degli errori che può presentare. E poi è di facile utilizzo perché è digitale, quindi è facile interpretazione anche per l'operatore, perché noi dobbiamo pensare chi la utilizza la macchina, perché il nostro cliente appunto è il distributore, ma poi va al cliente finale. Il cliente finale ne deve fare un utilizzo semplice e immediato, quindi di rapida interpretazione. E ora possiamo parlare della parte tecnologica di queste attrezzature? Abbiamo lavorato molto per questa parte, abbiamo studiato molto, dovevamo essere allinearci a quella, la concorrenza del top di gamma ovviamente, ma fare qualcosa comunque di nuovo, qualcosa di Elframo. Siamo quindi intervenuti nella parte tecnologica con un diverso sistema di riscaldamento che darà performance molto efficienti, quindi in termini di risparmio di consumi. E non posso entrare più tanto nel dettaglio adesso, anche perché non sono un tecnico, e comunque poi lo scoprirete utilizzando la macchina. E allora, per tutti coloro che si sono incuriositi per queste due nuove esclusive attrezzature e desiderano entrare in contatto con Elframo SPA, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile poter scrivere per entrare in contatto con voi e chiedere senza alcun impegno maggiori informazioni sulle attrezzature o con i vostri distributori, concessionari di area? Beh, sicuramente ci sono gli indirizzi di tutti i nostri commerciali che ci seguono. Poi se vogliono scrivere direttamente anche a me sono i benvenuti, come ho accolto tutte le persone in fiera, clienti esistenti e clienti potenziali. L'ufficio marketing sicuramente può dare aiuto, anche perché ha supportato notevolmente nello sviluppo di questo prodotto a livello di immagine e a livello di comunicazione. Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, il responsabile Davide Nassuato e Carmelo Imbesi, che ha seguito la parte elettronica, i nostri ingegneri hanno lavorato veramente duro, quindi li aspettiamo tutti. Io volevo anche fare menzione importante, un punto importante, alla proprietà di questa azienda che ci ha creduto in noi, e questo è molto importante, e quindi ci ha supportato e siamo arrivati fino qua con questo grande salto. E anche i figli, Alberto Mora, che è ingegnere e lavora nel dipartimento tecnico,
ed è responsabile del dipartimento tecnico, e Andrea Mora che ci aiuta in tantissime cose all'interno dell'azienda. Per cui un grazie a chi ha creduto in tutti noi.